E beh, guardando i tre simboli sopra, quello in mezzo che è caduto, che dovrà essere quello, mi pare che questa sia la combinazione vincente. Tentiamo la sorte? Infatti, non poteva essere altrimenti, una cazzata. Ah, c'è il mega ragno! Oh mio Dio! Madonna, da usare... Madonna, questo martello! Mizzica. Sta cedendo, lo sento! Ok. Folle, perché mai dovrei dividere il tesoro con qualcuno? Ehi, non fare scherzi. Ah, volevi fare il furbo, volevi. Lo svelto, le palle lo svelto. Allora, l'artiglio dorato. Ah, vedi, è quello lì. Diario. Aia, non so perché, ma qua la vedo malissima. Non so, ho quella strana sensazione. Ah no, siamo gettati. Però qualcosa ci ha ferito a morte. Attenzione che qua è pieno, pieno di merdame. Andiamo subito sulle pozioni a calare giù una pozioncina. Ecco. Attenzione che qua questi cadaveri prendono vita. Ah, siamo finalmente alla porta. Che cosa si celerà dietro questa porta? Il santuario. Eccoci. Siamo quasi... Ah, dobbiamo fare ancora un po' di percorso. Scopri il segreto. Stiamo per scoprire il segreto. Zombie a sangue. Ah, un'altra di queste boiate. Morini inquietanti. Ok, F5, che è importantissimo. Ah, devo mettere un simbolo. Anche qua ci sarà qualche indizio da qualche parte. Lol, è capitato un bug epico. Praticamente lì bisogna inserire una combinazione, ma mi sono avvicinato troppo alla porta mentre girava un anello e sono improvvisamente catapultato dall'altra parte. Beh, meglio così. Così, altra combinazione a stima. Allora, qua dovrebbe essere il nostro, ecco, il nostro segreto dovrebbe essere qua in mezzo. Speriamo di non trovare molto merdame. Ecco. Ecco. L'altare. Un baule importante, un po' di oro. La corazza di ferro del cavaliere. E le frecce. Dovrebbe essere abbastanza buona. Rotolo di lino. Ah, sono già appesantito. Cazzo, già appesantito sono. Gemma dell'anima minuta. Pronti? Abbiamo... Ah, cazzo. Questo è il nemico supremo. Supremo un paio di balle. Era poc. La pietra del drago. Pesa ben 25. Fino ad ossa, granato, oro e lo sparo nel freddo. Ovviamente sono ultra sovraccarico. Non posso andare avanti. L'ho trovato. Strano, sembra più piccolo di quanto ricordassi. Strano, vero? Lo rimetterò al suo posto. Non dimenticherò mai ciò che hai fatto per me e mia sorella. Ok. 400 ore. Riavere l'artiglio è davvero una cosa molto importante per me. Quando ci sei tu è una bella cosa giornata. Cosa posso fare per te? Conteresti Ragnar il Rosso? Ecco, adesso canta. Aspetta. No.
La storia di Ragnar inizia così, senza che nessuno lo attendesse quel dì. Entrò tracotante brandendo la lama, urlando spavaldo di gloria e di fama. Vai. Ma poi tutto un tratto il tono scemò, quando di Matilda lo sguardo incrociò. Sereno, vai avanti. Siamo stanchi di udire si fatte menzogne, orsù diamo un limite a queste vergogne. Che testo. Il duello iniziava con la prode Matilda che parava e affondava. Sì. Buona giornata a te. Dove hai imparato a suonare? All'Accademia dei Bardi di solito. Se vai lì, parla con Viarmo. È il direttore. Guardate, il lupo che sta attaccando il cervo. LOL. No, non ho capito cosa hai detto. Ecco, non so se l'avete visto. Cioè, il lupo ha cimito il cervo lì, È stata una scena epica. Adesso puoi riporre l'arma, Stiamo andando a White Run. Eccola qua. Parla con giallo White Run. Ci dirigiamo come asini, corriamo. E nel frattempo incontriamo qualche bestia ostile. Poi ci dovrebbero essere un po' di piante. Ah, ecco. Oh. Ehi là. Stecchito. Ho fatto un ottimo lavoro. Ah, raccogliamo un po' di cardi che mi pare giusto. Oh, là. Stiamo andando nella direzione corretta. Sì. Vai. Vediamo un po' il paesaggio. Mi pare anche giusto. Bella. Oh, deve essere quella lì laggiù. Bene. Una città abbastanza grande.